Wewe ragazzi e bentornati, oggi parleremo di alcuni bug e glitch introdotti più o meno in questo periodo. Ci tengo a precisare che questi bug che vi mostrerò non alterano in alcun modo comunque la vostra esperienza di gioco, anche perché verranno patchati prima o poi, si spera, ma allo stesso tempo è qualcosa che possiamo sfruttare tutti quanti per divertirci maggiormente. In descrizione troverete tutti i link originali di Reddit e di YouTube dove vengono mostrate queste clip. Per fare questo glitch bisogna fare delle combinazioni di tasti un pochino difficili a primo impatto, secondo me, da imparare. Ma una volta che comunque le avrete imparate, vi risulterà veramente veramente semplice. Allora, per cominciare mettiamo nell'inventario, vediamo, un pugnaleone che è veloce, mettiamo una lama spettrale che anch'essa è veloce, poi non lo so, mettiamo il P90 che comunque spara abbastanza veloce. Allora, noi quello che dobbiamo fare è andare al terzo slot del nostro inventario e poi tornare immediatamente sul piccone. Ok. Proprio così. Adesso poi switchate le armi. Facciamo la stessa cosa. Continuiamo a cambiare armi. Magari mettiamo sempre armi differenti. Ok, vedete, in questo caso il piccone ha preso la velocità del pugnaleone, ha preso la velocità della lama spettrale. Adesso non so dirvi bene cosa succeda nell'atto pratico. Comunque prende le perk, diciamo, alcune perk, neanche tutte, non lo so dirvelo, è una cosa veramente che non si sa spiegare ancora, è un bug e quindi resta come tale. Comunque, la supposizione è che appunto vada a prendere tutte le perk di tutte le armi che voi andate a, diciamo, switchare. Quindi in questo caso abbiamo la velocità del pugnaleone, i danni di altre armi, il danno critico di qualcos'altro e come vedete possiamo andare in giro per la mappa a farmare o anche a picchiare gli zombie, cioè, per carità. E non è che ho fatto così tanti switch, come avrete voi ben visto ho fatto tipo uno switch di 9 armi. Più armi switchate più mettete perk al piccone in sostanza, ecco. Magari io in questo caso ci metto lo schianto sul round, ci mettiamo questo, ci mettiamo la mano mitica e continuiamo ad andare avanti, facciamo un 1200 col piccone, siamo già saliti a 1300. Proviamo a cambiare ancora, mettiamo allora qualcosa che non abbiamo usato, l'Argon, mettiamo il DC Blaster e l'arma Teddy, vediamo. Ok, siamo saliti a 1500 di danni da piccone. E come vedete già farmare, diciamo, è più il tempo che passerete comunque girando per la mappa che quello che passerete a picconare in sé. Ecco. Potete salire. Ma da dove è arrivato questo smasher? Comunque potete salire e addirittura, cioè, continuare a switchare armi e far salire il danno del piccone fino a che spaccate tutte le strutture con un colpo, far salire il danno critico del piccone di tantissimo, uccidere gli smasher, uccidere qualsiasi tipo di zombie con il piccone, raga, è qualcosa che si poteva già fare, sì, con la build giusta, eccetera, eccetera, diciamo che non così come è possibile farlo ora, ecco. Ma molti di voi giustamente a questo punto si staranno chiedendo: sì, ma Kino, tu giochi con mouse e tastiera e noi che giochiamo col pad? Ragazzi, non preoccupatevi perché Kino pensa sempre a tutto. È possibile farlo col pad? Assolutamente sì. È possibile farlo da una PS4 che fa al massimo 20 fps? Assolutamente sì. Questo lo vedremo tra poco, un secondo. Farlo con il pad, ragazzi, probabilmente è ancora più semplice che farlo con la tastiera. Vi spiego il perché. Dovrete solamente in pratica sostituire le armi nel vostro inventario e premere L1 triangolo. Ovviamente con questa combinazione di costruzioni, adesso non mi ricordo bene quante siano disponibili le combinazioni, ma comunque è relativamente molto semplice. Quindi tenendo in mano il piccone premete L1 che vi farà switchare su un'arma,
E poi subito nuovamente triangolo per rimettere in mano il piccone. Dovrete comunque provarci un po' prima che vi riesca la prima volta. Io stesso comunque ho dovuto provarci un bel po' per farlo riuscire. Sia con il pad sia con mouse tastiera comunque va imparata un po' la meccanica, diciamo un po' i timing e tutto. Ma una volta che avrete imparato e soprattutto vi ricorderete che dovete assolutamente switchare le armi dal vostro inventario nello zaino e cercare comunque di staccare più perk possibili, vi verrà in automatico molto semplicemente. Ulteriori informazioni su questo glitch? Sì, ha dei lati negativi ragazzi, cioè vi mangerà un po' di munizioni mentre proverete a farlo. È possibile che comunque come lo avete attivato si disattivi, quindi fate molta attenzione. Nel caso vi si riesca ad attivare e per puro caso comunque vi si disattiva, dovrete per forza suicidarvi e respawnare per poterlo riattivare. È comunque un glitch ragazzi, quindi non è una cosa stabile, non vi verrà sempre, soprattutto magari non verrà a tutti. Ma relativamente comunque è abbastanza semplice da imparare, vi assicuro che vi basterà poco. E soprattutto vi aiuta a infliggere più danno agli zombie, magari a potenziare delle armi staccando delle perk su altre. Ecco, un metodo alternativo che secondo me è molto figo da provare. Aggiungere una cadenza di tiro a un'apparizione che di base ne ha poca, cioè è veramente fantastico ragazzi. È una cosa che assolutamente volevo condividere con voi. Comunque è un glitch molto sperimentabile, nel senso che vi verrà sicuramente qualche altra combinazione diversa con la macchina da scrivere, col Bobcat. Insomma ragazzi, potete sbizzarrirvi a staccare perk su armi che sicuramente io non ho provato in questo video, anche perché abbiamo un inventario almeno di 1000 armi, diciamoci la verità. Quindi sbizzarritevi a provarlo e gli effetti sono veramente tantissimi, sia per farmare, sia per combattere, sia per il re mitico, sia per endurance, per i mini boss epici, ragazzi, per qualsiasi cosa. Ecco, come state vedendo dalla seguente clip, comunque ringrazio Tito per avermela mandata, è possibile effettuare questo glitch anche su una PS4 abbastanza vecchia, diciamo. Quindi state proprio tranquilli. Attenzione però che, purtroppo o per fortuna, i bug non finiscono qui. Infatti chi ha giocato la stagione 6 e ha ottenuto la skin del pass battaglia di quella stagione, la skin chiamata Bella Donna, ovvero quella incappucciata con la testa pomodoro, oggi potrà utilizzarla per essere immortale agli occhi belli, ai pistoleri e alle api. Avete capito bene? Negli occhi belli, nelle api e nemmeno i pistoleri vi infliggeranno danno se utilizzate questa skin. Non so dirvi secondo quale logica sia stato implementato questo bug, sinceramente non mi metto neanche a pensarlo. Fatto sta comunque che se possedete questa skin potrete utilizzarla per il re medico per essere immortale agli occhi belli che vi laserano in ogni circostanza, alle api che sono fastidiose, ai pistoleri che solitamente vi tirano quell'ultimo colpo mentre siete in aria che overbuildate eccetera eccetera. Sappiamo tutti che in realtà il loro nome è Fanatic Pistoleri e per il momento potete sfruttare questa skin, niente di più difficile ragazzi. Non funziona su Smasher, Taker, non funziona sugli epici, insomma fate comunque attenzione perché sarete immortali solamente agli zombie che vi ho elencato io. Vogliamo parlare anche degli zombie che restano immobili durante le missioni? Il motivo è semplice ragazzi, quando subiscono il danno da impatto da un lanciatore da muro, gli zombie rimarranno fermi, non spawneranno nuovi zombie, potrete fare le missioni FK, è relativamente molto semplice. E ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, spero comunque di esservi stato leggermente utile in qualche maniera. Non è niente che comunque rovinerà salva il mondo, semplicemente potete sbizzarrirvi in questo periodo nel frattempo che comunque lo patcheranno, perché è già stato segnalato su Reddit, su YouTube. In descrizione trovate tutti i crediti per tutti gli inventori di questi glitch, diciamo tra molte virgolette. E niente, questo è quanto ragazzi. Ci vediamo comunque nel prossimo episodio. Bella bella! Just stop.